buongiorno a tutti, bentornati sul canale Mauri e Fai, canale dedicato a tutto quello che è il mondo dell'alta fedeltà. Io sono Maurizio e in questo video andrò a trattare quelle che sono delle amplificazioni che ho voluto scegliere con un unico obiettivo, quello di stare sotto la fascia dei 1000 euro. Questo perché ho visto una serie di richieste che avete fatto di appunto amplificazioni che abbiano questo obiettivo, cioè quello di non superare la soglia dei 1000 euro. Ho preso come riferimento tre siti per quello che è la vendita online e di questi tre siti ho voluto appunto confrontare i prezzi, per cui troverete amplificazioni che bene o male il prezzo è di riferimento quello che è indicato e soprattutto non troverete le offerte, perché chiaramente le offerte ci sono adesso e tra qualche mese potrebbero non esserci più. Queste elettroniche non sono proprio tutte le elettroniche che troverete sul mercato, è una selezione mia personale. Chiaramente alcuni marchi anche importanti li ho esclusi, ma non per questo non sono di certo validi. Quelle che vedrete sono, diciamo, una mia selezione personale, quelle che sono le amplificazioni sotto i 1000 euro. E adesso partiamo col video. E adesso parliamo dell'Onkyo A9010. Tra tutti gli amplificatori da me scelti, questo qua è sicuramente il più economico, ma non per questo meno valido. Chiaramente il rapporto qualità-prezzo. Partiamo subito con un prezzo che è veramente molto basso per quello che può essere la categoria degli amplificatori, in quanto è di 250 euro quello che è il prezzo di vendita. Si tratta di un amplificatore di certo non accreditato di potenze stratosferiche, ma più che sufficienti per un buon impianto, in quanto è in grado di erogare 44 watt sul carico di 8 ohm, che salgono a 70 watt sul carico di 4. Il punto forte di questo amplificatore è sicuramente la sua flessibilità, in quanto dotato di un DAC interno da 24 bit e 192 kHz, abbiamo la possibilità di collegarci un ingresso ottico e uno coassiale, oltre ben 4 ingressi di tipo linea e abbiamo addirittura un ingresso prefono di tipo MM, oltre un'uscita di tipo RCA. Il giusto amplificatore per entrare nel mondo dell'alta fedeltà, senza spendere grosse cifre. Onkyo modello A9010. Sicuramente il punto di forza di questo amplificatore è l'elevato rapporto qualità-prezzo. Ottima anche la flessibilità, anzi direi veramente eccellente, in quanto montando anche un DAC interno permette anche degli ingressi direttamente dal mondo digitale. L'unica pecca di questo amplificatore è il suo stadio finale di potenza, in quanto anche se 44 watt non sono poi così pochi, non è di certo in grado di pilotare qualsiasi diffusore, per cui va valutata bene quello che è l'abbinamento ampli diffusore. E adesso arriviamo in casa Cambridge Audio, marchio sempre molto attivo, propone questa serie di amplificatori AXA in modello 35, si tratta di un entry level con una potenza accreditata sul carico di 8 ohm di 35 watt. Oltre ai 4 ingressi di tipo linea, troviamo equipaggiato anche un ingresso fono MM. Il piccolo amplificatore di casa Cambridge Audio comunque è un amplificatore che è in grado di pilotare buone correnti. Da questo punto di vista, sicuramente per quello che è il rapporto qualità-prezzo, parliamo di 350 euro quello che è il prezzo di mercato, è un amplificatore da tener conto per quelli che vogliono un amplificatore economico ma dalle buone prestazioni. Dotato di una timbrica naturale, ben dettagliata e con una buona dinamica. Cambridge Audio modello AXA35. Sicuramente un amplificatore dotato di un'ottima timbrica. Buona anche la flessibilità, abbiamo anche un ingresso fono. Sicuramente il punto forza è anche il rapporto qualità-prezzo di questo piccolo amplificatore di Cambridge Audio. L'unica pecca di questo piccolo amplificatore è la potenza di soli 35 watt, che chiaramente limita quello che può essere l'abbinata con i diffusori. Denon PMA 800NE. Si tratta di un amplificatore dotato di alta corrente da ben 50 watt RMS sul carico di 8 e di 85 watt sul carico di 4. Dotato al suo interno di un DAC da 192 kHz a 24 bit, un amplificatore davvero molto flessibile per quello che sono i suoi ingressi,
in quanto troviamo ben 4 ingressi di tipo linea, un ingresso fono, quest'ultimo addirittura nella configurazione MDM ed MC, chiaramente non c'è da aspettarsi miracoli per quest'ultima, ed un rack out. Per quello che è il mondo digitale, invece, troviamo ben 3 ingressi ottici e uno di tipo coassiale. Il prezzo di questo amplificatore prodotto da Denon si aggira intorno ai 350 euro di vendita. Denon PMA-800NE. Sicuramente il punto di forza di questo amplificatore è nella flessibilità. La buona corrente di erogazione dei suoi finali di potenza garantisce una buona interfaccia ampli-diffusore. Il punto debole di questo amplificatore sono i suoi ingressi per fono, quest'ultimi di scarsa qualità. Advanced Acoustic XI50 è un altro amplificatore presentato nel 2019 davvero interessante. Offre una potenza di 50 W sul carico di 8 ohm. Di questi 50 W, i primi W sono in pura classe A. Progettato in Francia e realizzato in Cina, si tratta di un amplificatore davvero bello anche esteticamente. Al suo interno troviamo un ottimo trasformatore toroidale a garantire la giusta corrente di questo amplificatore. Quello che riguarda gli ingressi, abbiamo oltre 8 ingressi di tipo linea, anche un ingresso fono di tipo MM, oltre a un ricevitore Bluetooth incorporato. Un prezzo di vendita davvero molto interessante, parliamo di soli 400 euro. Advanced Acoustic, modello XI50. Sicuramente il punto di forza di questo amplificatore sta nel rapporto qualità-prezzo, davvero molto elevato. Abbiamo anche un ingresso fono, chiaramente di tipo MM. L'unico punto debole di questo amplificatore è nel ricevitore Bluetooth, che è di scarsa qualità. L'amplificatore prodotto da Project, il Maya S2, è un amplificatore con una potenza di 25 W sul carico di 8 ohm, che diventano 38 W sul carico di 4. Al suo interno troviamo un DAC, il modello in questione è il CS4344, con la possibilità di una conversione massima di 24 bit a 192 kHz. Inoltre abbiamo anche un'uscita cuffia, con uno stadio di amplificazione dedicato. E adesso arriviamo agli ingressi. Prima da segnalare è sicuramente l'interfaccia Bluetooth di tipo aptX di ultima generazione. Per quello che sono gli ingressi linea, troviamo 2 ingressi di tipo RCA e un ingresso con jack da 3,5. Inoltre, come c'è da aspettarsi dal marchio, un ingresso fono di tipo MM. Per quello che sono gli ingressi digitali, abbiamo un ingresso USB asincrono XMOS, oltre 2 ingressi di tipo ottici e uno coassiale digitale. Per quelle che sono invece le uscite, abbiamo un'uscita variabile, però con una configurazione anche qua alquanto strana, ossia con un jack da 3,5. Il punto di forza di questo amplificatore è sicuramente la sua elevata flessibilità. Una serie di ingressi da poter collegare veramente tutto quello che è il mondo dell'alta fedeltà ad oggi, fa un po' storcere il naso invece quello che può essere la sua uscita, con un jack da 3,5. Certo, non stiamo parlando di qualità. Più adatto che altro a un'uscita per subwoofer. Al di là di quello, si tratta comunque di un amplificatore ben realizzato, dal costo piuttosto contenuto, in quanto il prezzo di vendita è di 500 euro. Project Maya S2. Piccolo amplificatore di Project. Sicuramente dall'elevata flessibilità. Abbiamo veramente tantissimi ingressi da questo punto di vista. Un amplificatore però dotato di poca potenza. E soprattutto l'utilizzo del jack da 3,5 per un ingresso e un'uscita variabile lascia un attimino a desiderare in termini di qualità. Approdando in casa Cambridge Audio, mi riferisco però alla serie CXA, i modelli interessanti sono due, il CXA 60 e suo fratello maggiore CXA 80.
Cosa li differenzia l'uno dall'altro? A parte la potenza, che lo si può intuire dal nome, il primo da 60 watt mentre il secondo eroga 80 watt, entrambi adottano un DAC interno con l'ottimo Watson, il modello in oggetto è il VM8740. Per il modello CXA60, oltre, come abbiamo detto, i 60 watt in carico di 8 ohm, arriviamo a 90 watt sul carico di 4. Per quello che sono gli ingressi di questo amplificatore, troviamo 4 ingressi di tipo linea, oltre 3 ingressi di tipo digitale, quest'ultimi divisi in 2 ingressi ottici e uno coassiale. Abbiamo inoltre un'uscita pre e un'uscita per subwoofer. La differenza col suo fratello maggiore risiede nel fatto che il fratello maggiore, oltre questi ingressi, adotta anche un ingresso di tipo XLR, oltre un ingresso di tipo USB. A parte chiaramente la differenza di 20 watt in più rispetto al fratello minore. Personalmente ho apprezzato di più il piccolo CXA60, in quanto più contenuto come prezzo e sicuramente offre già un buon equipaggiamento. I 20 watt di differenza non giustificano una scelta verso il modello più grande, anche perché a fronte di un diffusore magari ostico e poco sensibile, 20 watt fanno veramente poca differenza. Preferire il modello maggiore, il CXA80, a tutte quelle persone invece che utilizzano come fonte di segnale un personal computer, di conseguenza entrando direttamente con il cavo USB nell'amplificatore garantisce un'elevata qualità. Per entrambi i modelli viene adottata, come si può notare nella foto, una configurazione particolare, il trasformatore risulta al centro dell'apparecchiatura. Quest'ultimo, isolato tramite le due lette di raffreddamento dei finali di potenza, dal resto dei componenti. Davvero molto particolare come soluzione e veramente molto ben rifinito l'amplificatore al suo interno, come di consuetudine tra l'altro di Cambridge Audio. Ma adesso arriviamo ai prezzi. Il CXA60 generalmente si trova intorno ai 650 euro. Per quello che invece il prezzo del suo fratello maggiore, il CXA80, il prezzo invece è di 900 euro. Cambridge Audio, modello CXA60. Punto di forza di questo amplificatore è l'elevata qualità di realizzazione, che gli garantisce anche un'ottima timbrica. Per quello che può essere poi il suo DAC interno, è un DAC di alta qualità. Di conseguenza permette appunto un interfacciamento su quello che è il mondo ottico con già una buona qualità di conversione. Pecca di questo amplificatore la flessibilità, in quanto manca assolutamente di un ingresso per fono. Inoltre quest'anno, parlo appunto del 2020, è prevista l'uscita del modello nuovo. Di conseguenza, se avete intenzione di acquistarlo, valutate bene questo discorso. E qui si conclude il video. Vi do appuntamento alla prossima settimana per la seconda parte dei 10 amplificatori sotto i 1000 euro. E con questo un saluto dal vostro Maurizio di Maurify. Ciao a tutti, ciao ciao!